La teoria darwiniana crollò nei primi anni del XX secolo. Tutto lo sforzo che gli evoluzionisti avevano compiuto durante il secolo non era servito a nient'altro che indicare la debolezza della selezione naturale nel supporto alla teoria dell'evoluzione. Il famoso paleontologo inglese Colin Paterson confessava tale realtà con queste parole: nessuno è riuscito a riprodurre una nuova specie con i meccanismi della selezione, anzi nessuno è riuscito ad avvicinarsi ad un processo del genere. Oggi la parte più discussa del neodarwinismo è questa. La scienza del XX secolo ha anche dimostrato che gli esseri viventi sono costruiti con gli organi funzionanti secondo dei meccanismi molto complessi e che in caso di mancanza di un loro minimo pezzo di questi sistemi ed organi perdono le loro funzionalità. Questo è anche il principio fondamentale della complessità irriducibile. Tale proprietà dimostra che tutte queste strutture sono comparse contemporaneamente. Questa verità fece crollare la teoria dell'evoluzione che sosteneva lo sviluppo degli esseri con delle piccole variazioni assunte nel tempo. Quando è stato capito che la selezione naturale proposta da Darwin non possiede alcun potere evolutivo, gli evoluzionisti sono stati costretti a dei cambiamenti fondamentali nella teoria. Al termine selezione hanno aggiunto un secondo meccanismo chiamato mutazione. Le mutazioni sono dei cambiamenti del DNA che avvengono per causa degli effetti esterni come le radiazioni e le sostanze chimiche. La teoria dell'evoluzione propone che gli esseri viventi si siano diversificati e sviluppati per causa di queste mutazioni. Siccome le mutazioni sono dei cambiamenti negativi del DNA, anche il loro effetto sull'organismo è sempre negativo. Infatti, fino ad oggi non si è osservata mai una mutazione positiva. È impossibile che gli organismi acquistino nuovi organi mediante le mutazioni. Per esempio, questa realtà rivelata con i reperti fossili, portati alla luce negli scavi, mostrano che, contrariamente a quanto creduto dagli evoluzionisti, la vita apparve sulla Terra improvvisamente e già pienamente formata. Nel tentativo di provare la loro teoria, gli evoluzionisti hanno involontariamente provocato la sua rovina. Le specie fondamentali come i pesci, gli anfibi, i rettili, gli uccelli e i mammiferi sono comparse sulla Terra improvvisamente e già pienamente formate. Tra questi gruppi non esiste nemmeno una delle forme di transizione immaginate dagli evoluzionisti. Questa realtà rivelata con i reperti fossili è la prova della creazione distintiva delle specie, che ogni specie sia stata creata da Dio. Un altro paleontologo evoluzionista, Mark Czarnecki, commenta: un importante problema incontrato nel tentativo di provare la teoria è stato quello delle testimonianze fossili, le impronte di specie scomparse preservate nelle formazioni geologiche della Terra. Questa testimonianza non ha mai rivelato tracce delle ipotetiche varianti intermedie di Darwin. Al contrario, le specie appaiono e scompaiono improvvisamente. Tale anomalia ha alimentato la ragione addotta dai creazionisti che ogni specie sia stata creata da Dio. Inoltre, non vi è alcuna differenza fra i fossili degli animali vissuti 100 milioni di anni fa e i loro esempi che attualmente vivono sulla Terra. Per esempio, il fossile di un pescecane di 400 milioni d'anni e il pescecane moderno possiedono la stessa struttura. La formica di 100 milioni d'anni è la stessa di quella moderna, come la libellula di 135 milioni d'anni, la tartaruga di 100 milioni d'anni e il pipistrello di 55 milioni d'anni.
Questo dimostra che ogni creatura è creata da Dio e non ha subito alcuna evoluzione fin dal primo momento della sua creazione. In altre parole, la selezione naturale non era efficace a far evolvere le specie. Così, la teoria darwiniana crollò nei primi anni del XX secolo. Tutto lo sforzo che gli evoluzionisti avevano compiuto durante il secolo non era servito a nient'altro che indicare la debolezza della selezione naturale nel supporto alla teoria dell'evoluzione.